Santa, buona vita a tutti. Invito tutti gli amici che non dovessero conoscermi a visitare il mio canale YouTube o a digitare Santoro Antonio Sculture direttamente sul web e verrà informato sulla mia vita artistica e tant'altro. Ringrazio il consiglio dell'Università del Tempo Libero e del Sapere Minerva di Crispiano in provincia di Taranto e la professoressa Silvia Laddomada, presidente del gruppo, per avermi invitato a produrre questi video inerenti alla storia dell'arte. Continuiamo oggi come ultimo incontro su questo tema a conoscere il popolo egizio e l'importanza che dava alla vita, che non finiva certo con la morte, ma questa era solo un passaggio in una fase successiva, in un'altra dimensione, dove avrebbero convissuto con gli dei e i loro parenti già deceduti. Questa volta in maniera eterna. Il presentarsi con magnificenza e sobrietà era d'obbligo tra i ceti alti del popolo egizio, che dovevano essere quanto più vicini all'immagine del faraone, ma mai eguagliarla, essendo esso considerato un dio. Non indossare mai il suo copricapo, né le sue vesti, né portare i suoi bastoni di comando. Solo il trucco del viso poteva essere simile, sfumature brillanti, colori luminosi e tinte vivide per un make-up elaborato e raffinato. Gli occhi erano particolarmente messi in risalto, usando la malachite, un carbonato di rame di colore verde intenso, e la galena, un sulfuro di piombo di colore molto scuro, due sostanze entrambe tossiche, che diluite in acqua, resine e grassi, erano applicati con dei bastoncini intorno agli occhi. Oltre al fattore aspetto, prettamente estetico, ne aveva un altro molto più pratico. Questo tipo di trucco teneva lontani zanzare e insetti volanti, che tentavano continuamente di abbeverarsi al liquido lacrimale. L'ocra rossa e grassi era usata per le guance e le labbra, a mo' di rossetto. Per il corpo invece vi era una sorta di crema realizzata con miele, carbonato di sodio e sale marino, che ammorbidiva e levigava la pelle. L'attenzione alla cura della persona era un'esigenza fortemente avvertita da uomini e donne che la mitizzavano soprattutto dopo la morte, essendo questa considerata, come abbiamo già affermato, una continuazione della vita terrena, possibile però solo se il corpo veniva conservato il più sano e integro possibile nel tempo. Quindi esso veniva corredato nella costruzione tombale di tutti gli oggetti, strumenti di guerra, strumenti di caccia, di viveri e suppellettili che avrebbero accompagnato il defunto nella sua nuova vita. Nel caso della tomba di Ramsete, addirittura dei carri in oro, dei carri da guerra e da passeggio. Essendo lui zoppo, aveva bisogno di questi carri proprio per deambulare o per fare scene di guerra. Quindi mantenere il corpo quanto più sano possibile nel tempo, la mummificazione del corpo. Questa pratica molto complessa richiedeva
una conoscenza anatomica specifica. Veniva praticata dai sacerdoti e consisteva nell'estrarre degli organi interni attraverso un uncino di bronzo. Dal naso per il cervello, da un taglio sul lato sinistro del corpo per gli organi interni. Solo il cuore restava al suo posto, in quanto sede di intelletto, passioni e facoltà umane, anche perché doveva essere pesato nell'aldilà dal dio della saggezza Thoth. Se era pari al peso di una piuma, veniva accettato nell'aldilà, altrimenti veniva divorato immediatamente dal dio Hammit, colei che ingoia il defunto. Successivamente il corpo veniva immerso per 40 giorni in acqua salata per portarlo in essiccazione. Passati 40 giorni veniva riempito con paglia e stoffe per ridargli la tonalità e la rotondità naturali che aveva perso togliendo gli organi interni. Gli occhi venivano sostituiti con pietre preziose e veniva unto di oli e spezie e avvolto in lunghissime bende di lino a molteplici strati. Gli organi estratti venivano posti all'interno di 4 vasi canopi, nome che forse deriva dalla città di Canopus, oppure da Canopo, personaggio mitologico seppellito in Egitto. I canopi raffiguravano delle divinità dette figlie di oro e servivano per proteggere gli organi dalla decomposizione. Infine, la mummia veniva messa all'interno di un sarcofago e talvolta veniva ricoperta di metalli preziosi e maschere in oro. Invece i 4 vasi canopi venivano posti nelle immediate vicinanze, ma mai nel sarcofago, mai al suo interno. L'intero procedimento durava 70 giorni, terminati i quali il defunto veniva sepolto. Prima però si celebrava il rito dell'apertura dea bocca, con cui i sacerdoti riattivavano le funzioni vitali del corpo. Per eseguire il rituale magico, i sacerdoti di solito usavano elementi realizzati con ferro meteoritico, cioè fatto con fusione di pietre provenienti dal cielo, perché si pensava che questo materiale fosse inviato direttamente dagli dei. Tra questi strumenti, c'erano varie asce, un bastone a forma di coda di pesce, un coltello decorato con la testa di un serpente. Con loro i sacerdoti toccavano gli arti e gli organi che dovevano ritornare in vita, principalmente naso, occhi, orecchie, bocca, in modo che il defunto potesse mangiare, bere, parlare, ascoltare e annusare e soprattutto vedere nell'aldilà. Il faraone finalmente riposa nel suo sarcofago, circondato da tutti gli elementi necessari per una vita piena in compagnia di Osiride. Una volta chiusa e sigillata la porta della tomba, i sacerdoti recitavano nell'ultima litania e purificavano il luogo con incenso e acqua lustrale. La processione può ora tornare a Tebe e lasciare che il faraone defunto riposi per sempre nella sua tomba. Inizia una nuova era per l'Egitto, guidata da un nuovo sovrano. Bene, non rimane altro che darci l'arrivederci. Essendo questo l'ultimo appuntamento di questa stagione, riprenderemo a settembre con altri popoli che hanno dato vita e arte in tutta l'area mediterranea. Attento con ansia, anche mia personale, il popolo romano, il come nasce e soprattutto il come muore, i veri motivi della sua scomparsa, non ben nota a tutti quanti. Vi auguro un grande arrivederci e tanta tanta buona vita e buon luglio ed agosto.